Tavagnacco esce sconfitto dalla sfida della Dacia Arena, 1-2 risultato finale per la Juventus, ma vincere è stato il pubblico friulano. In 5.000 hanno affollato la tribuna dello Stadio Friuli, dimostrando tutte le potenzialità del calcio femminile. Dopo il vantaggio gialloblu con Mascarello all'inizio della ripresa, rispondono Bonansea e Francy per le bianconere, che vincono la loro 11ª partita consecutiva. Il primo tiro della partita è di Cleland al sesto, ma la conclusione è debole. La Juventus tenta dalla distanza al decimo con Rosucci, con il tiro che termina alto. Le bianconere premono e conquistano metri, ma la difesa del Tavagnacco è attenta e catena al 19esimo a tentare di uscire dall'assedio bianconero, ma il suo cross finisce nelle mani di Giuliani. Al 22esimo il tentativo di Isaacsen lambisce il palo. Al 25esimo azione corale, Cleland, Brumana, Mella, con quest'ultima che serve Mascarello. La piemontese tira da fuori aria, ma il pallone finisce sopra la traversa. Al 30esimo occasione per Catena, che si infila nella difesa bianconera mettendo scompiglio, con Gama che un attimo prima del tiro riesce a liberare. Al 36esimo è Zelem a provarci da fuori aria, ma senza fortuna. Un minuto dopo è Bonansea a cercare la via del gol, ma Ferro li para. Al 39esimo Isaacsen vede l'estremo difensore del Tavagnacco fuori dai pali dopo un'uscita e tenta il pallonetto, con il pallone che finisce di poco sopra la traversa. La migliore occasione per le friulane capita al 41esimo con Brumana, che serve una palla in mezzo all'area a Catena. La numero 20 giallo-blu non ci pensa su due volte e tira, ma Giuliani para a terra. Al 45esimo bomba da fuori area di Tutino, ma il portiere della Juve para. Un minuto dopo è Camporese a cercare le vie della rete, ma senza sorprendere Giuliano. La ripresa si apre con il Tavagnacco in avanti, con Brumana che tenta di servire in aria Cleland senza riuscirci. Al nono Mascarello si incarica della battuta di un calcio d'angolo, la piemontese tira direttamente in porta e con la complicità di Giuliani segna. È il vantaggio del Tavagnacco che fa esplodere la tribuna dello Stadio Friuli. La reazione della Juventus è affidata a Bonansea che dalla distanza su calcio di punizione non c'entra la porta. La Juventus preme, al 21esimo pareggia con Bonansea, brava a finalizzare un passaggio corto in aria. Al 27esimo altra rete della Juventus, con il Tavagnacco che praticamente si ferma dopo un fallo non fischiato a Brumana. In rete per le bianconere, Francy. Dopo alcune discutibili decisioni arbitrali, è ancora la Juve a proporsi in avanti con la solita Bonansea. Al secondo minuto di recupero, 4 quelli concessi dall'arbitro, Brumana ha sui piedi l'occasione per pareggiare, ma la palla si infrange sul palo. Finisce così tra gli applausi dello Stadio Friuli.